Facciamo i colleghi che prendono anche il nome delle telecamere, possiamo cominciare. Una partita giocata molto bene dalla Jefferson nel primo tempo, ha chiuso il secondo tempo, aveva una superiorità numerica a centrocampo, ha messo in difficoltà i Lupi che non hanno creato tantissimo e hanno creato però poco. Poi l'espulsione di Melcarne ha aperto quello spiraglio che a Cosenza mancava per normale. Sì, ha detto tutto lei. Jefferson è stato nel campo per 60 minuti, poi l'episodio ha cambiato totalmente la gara, anche se c'era stato l'episodio precedente, il fallo di Parenti su Sene, che l'arbitro è un po' invertito, però non sono qua per polemizzare, voglio solo ringraziare i miei giocatori che mi hanno regalato una nata straordinaria, abbiamo dimostrato anche stasera, il punteggio non so qua commentarlo perché assolutamente non ci sta, perché per 60 minuti in parità numerica ho visto una grande gente. Io mi sono organizzato tatticamente, il Cosenza l'ho visto un po' riduttante e nervoso nei primi 45 minuti. Del merito loro, Alessandro, o merito dei tuoi? Ma non lo so, loro hanno giocatori davanti pericolosi, abbiamo cercato di prestarli alti per cercare di non far arrivare rifornimenti, palloni giocabili, due giocatori davanti, Guadalupe e Moscia che sono molto bravi, quindi abbiamo cercato di tenere i ritmi alti, cercando di prestarli alti. Nella loro metà campo ci siamo riusciti in pieno finché l'episodio decisivo ha cambiato totalmente l'inerzia del match. Lo chiederemo poi a Gagliardi, ma forse la possibilità di poter pareggiare perché Cosenza ha un po' frenato i Lupi, magari questo ha potuto incidere sul comportamento dei rossoblù? Non lo so, noi abbiamo avuto la nostra mentalità dall'inizio alla fine, abbiamo avuto 18 partite, che significa che la squadra costruita per salvarsi ha avuto sempre la mentalità propositiva dentro e fuori casa, l'abbiamo dimostrato anche stasera contro la signora squadra alla quale abbiamo concesso nulla. Paradossalmente si è giocato molto meglio oggi che a novembre nella gara d'andata, quando invece il risultato fu diverso. Sì, avevo anche delle assenze importanti come Manzo, Pascuccio e Sene, quindi ci mancavano tre giocatori maggiormente fisici. Però che dire, veramente voglio fare di nuovo i complimenti ai miei giocatori che anche stasera contro un avversario di blasone hanno giocato con grande personalità in questo palcoscenico dove parecchi ragazzi che stasera giocavano per la Cerezzo non erano molto abituati. Hanno associato il suo nome alla panchina del Cosenza? Non lo so, sono onorato di sapere queste cose, però francamente non mi ha contattato nessuno. Mister, sarò disoccupato questa sera. Senta mister, al termine negli spogliatoi che cosa ha sentito di dire ai suoi giocatori? E a Melcarne. Ci siamo fatti un grandissimo applauso per quello che abbiamo fatto. Assolutamente non voglio che usciamo a testa bassa, usciamo a testa non alta, altissima, perché abbiamo fatto un campionato meraviglioso. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Giusta cornice di pubblico per un big match, un arrivederci da parte della gente, insomma, vuol dire, forse il momento migliore non poteva capitare al di là della sconfitta. No, ma io l'ho detto ai miei giocatori in albergo prima di venire al campo, veramente lo scherzo del destino è stato questo, giocare oltre al Messina in un'altra piazza, in un altro stadio così importante, così blasonato, e quindi la cornice di pubblico e lo stadio che meritavano questi ragazzi è coronamento di una grande stagione. Diciamo che il 3-0 per chiudere è un risultato troppo pesante, questo è un po' assunto. Il risultato mi interessava poco, francamente, mi interessava dimostrare che la Jefferson, anche con un organico nettamente inferiore alla Cosenza, okay, ha giocato a larghi tratti in modo più positivo. Mister, siamo alla grazie fine, un suo saluto al pubblico occidentale che ha seguito la Jefferson. Ho vissuto un'annata meravigliosa, ringrazio la società, i miei collaboratori, tutti i miei calciatori, veramente che hanno profuso grandissimo impegno e ci hanno regalato grandissime emozioni. Grazie a tutti. Era il tecnico R che ringraziamo.